ora mostro un po' com'è. Qua sto nella cabina di questa nave, ripeto, della Princess Cruises. Questo video è principalmente per amici e famiglia, per chi è curioso di sapere come funziona a bordo. Cercherò di spiegare in questi video tutte le cose relative al funzionamento della nave come musicista a bordo. Non parlerò degli altri dipartimenti tipo camerieri o quelli che puliscono, quelli che aggiustano la nave o tutti gli altri dipartimenti come quelli che lavorano nei negozi o quelli che lavorano come fotografi o ballerini, cantanti o musicisti o tecnici o quelli del bar, quelli dei ristoranti. Non parlerò di tutti gli altri dipartimenti, oppure forse menzionerò pure gli altri. Però mostrerò tutti questi video per amici e famiglia, per chi è curioso e chi non sa come funziona a bordo di questa nave. Questa è la cabina che solitamente ho in Princess Cruise. La compagnia si chiama Princess Cruise, ripeto ancora, e purtroppo non mi dà la cabina da solo, però devo quasi sempre condividere la cabina. Ora, le ultime 5 settimane di questo contratto in Alaska, Canada e Seattle, mi godrò le ultime 5 settimane prima di sbarcare il 29 settembre. Oggi è 27 agosto. Fredda e pioggia là fuori, e quindi queste speriamo solo. Quindi vabbè, mi rilasso un po' le ultime 5 settimane, posso fare tutto quello che voglio qua, e questo è tutto. All'interno della mia cabina, sono su questa nave, agosto 2018. Ok, siamo in agosto 2018, sono fra Seattle, stato di Washington, negli Stati Uniti. Alaska, che è un altro stato degli Stati Uniti dove facciamo tre porti dell'Alaska, fa quasi sempre freddo, tira vento e pioggia, fa schifo l'Alaska, odio. Poi facciamo un giorno in un porto di Canada, del Canada, il porto si chiama Victoria, poi di nuovo a Seattle, questa è una crociera di 7 giorni, su questa nave fra praticamente Seattle, Alaska e Canada, Victoria. Questa è la mia cabina al momento. La cabina da solo per ora, quindi ho fatto già 3 mesi, ho dovuto dividere la cabina già con 4 persone differenti. Il primo quasi 2 mesi, il secondo una settimana, il terzo tipo è stato 2 settimane, e il quarto è stato solo una settimana, e poi finalmente mi hanno assegnato la cabina da solo, perché a bordo una ventina di musicisti sempre su ogni nave, quindi ogni nave una ventina di musicisti, ci sono più o meno 9 cabine assegnate per il dipartimento musicisti. E quindi quasi sempre uno solo dei musicisti ha la cabina da solo, ed è il musicista con più anni in compagnia, con più contratti, più anni e mesi nella compagnia. Quindi c'è quasi una lista d'attesa, e il musicista più anziano della compagnia, diciamo, ottiene poi quella cabina da solo. Poi tutti gli altri musicisti invece devono crepare e ottenerla e condividere la cabina, che è ciò che faccio io quasi sempre praticamente, che poi ci sta sempre qualche musicista con più anni di anzianità rispetto a me, quindi lui si prende la cabina da solo. Però poi, poiché i musicisti cambiano e scambiano in continuazione, magari uno va vivo, uno rimane, uno se ne deve andare, uno ha finito il contratto, quindi durante il corso del contratto si vede man mano come imbarcano e sbarcano i musicisti, come si riciclano i musicisti. Questo è solo dipartimento della musica, cioè dei musicisti a bordo della nave, cioè il mio dipartimento. Quindi, in base a come si smuovono i musicisti, così si assegnano le cabine, e questa è la cabina. Ora sta ancora piena, tutta disastrata, devo ancora sistemare, deve venire quello lì a pulire, ancora non è venuto, qua c'è tutta la sporcizia, però meglio di niente. Magari sempre così, posso fare le mie cose, la televisione non la guardo mai, lavoro tutto sul mio computer, faccio le cose. E quindi questa è. Su questa nave in Alaska, fra Alaska e Canada e Seattle, niente, i primi 3 mesi quasi, 2 mesi e 3 settimane quasi, dividere la cabina con quattro tipi differenti, ovviamente tutti musicisti. E bisogna adattarsi all'uno con l'altro, poi non mi fanno dormire, chi si alza troppo presto, chi si alza tardi, va bene, chi si va a letto troppo tardi, quindi è un casino, è troppo da tre. Questa è la vita da musicista a bordo, su questa compagnia sto da 10 anni, la Princess Cruise,
Princess, origine inglese, però ora è americana. A 10 anni, però poi i primi anni alternavo con altre compagnie americane, ma i primi 7 anni stavo sulle navi italiane MSC e Costa Cruise, Costa Crociere, eppure lì era la stessa situazione. Raramente lì ho avuto la cabina da solo, però a volte capita. Quindi non siamo intitolati ad avere la cabina da soli, però a volte capita dunque. Solo che mentre mi assegnano la cabina devo crepare e scoppiare per mesi e anni, quindi è una cosa bella. Io vorrei la cabina da solo perché oramai dopo tutti questi anni sto a un punto che non sopporto più l'altra persona. E chi è che sopporto? Cioè, non so se gli altri si provano i miei stessi stati d'animo, però sono sicuro che nessuno sopporta un'altra persona in cabina. È troppo una cosa brutta. Forse solo per 3 giorni, ma qua si tratta per mesi, settimane e mesi, settimane e mesi, contratto per contratto. Quindi sono a un punto che veramente non ce la faccio più, non vorrei stare più sulle navi proprio per questo motivo. Principalmente condividere la cabina con un'altra è dura e grave, non so che altro dire, queste. Quindi. Allora, andiamo a farci un giro, mostrerò un po' di cose. Dalla mia cabina, vediamo. Allora, questo è il corridoio Ponte 7. Qua solitamente stanno solo musicisti in queste cabine blu. Questa è la mia, qua diciamo di fronte alla prua, cioè la nave va in quella direzione lì. Quindi questo è il lato sinistro e questo è il lato destro. Vediamo un po'. Qua, se vado al lato sinistro della nave, queste cabine bianche sono singole con letto grande oblò, cioè finestra, e questi sono gli ospiti intrattenitori che stanno a bordo per pochi giorni o settimane, godono di tutti i privilegi, hanno più soldi e non devono fare tutte le cose che dobbiamo fare noi dell'equipaggio. Quindi io ambisco a una di queste cabine, una, due, tre o quattro. Questa è l'uscita, vabbè. Queste invece sono cabine cioè, per 2 persone, purtroppo le dobbiamo condividere, però io per ora ho la cabina da solo. Ripeto, là è la prua, la nave va in questa direzione. E questa, a quest'altro lato pure queste cabine bianche, cabina singola, singola. Qua ci sono dei managers, cioè dei superiori che di altri dipartimenti. E là, ripeto, quella direzione è la prua, la nave va in quella direzione la nave va indietro, quindi giusto per darvi un'idea, si può andare di qua, là si sale su e qua si esce al Ponte 7 fuori all'esterno, passeggiata esterna. Vabbè, siamo in navigazione, è sera, abbiamo appena lasciato il porto di Astoria, Oregon, Stati Uniti. Un attimo. Andiamo di qua. Quasi scende giù, quasi sale al ponte 8, 9, 10 fino a su, l'ascensore. Quasi sale su, si scende giù. Solitamente le uscite, le scale stanno sempre a tutti e due i lati, no? Lato destro e lato sinistro della nave, così avete un senso di orientamento. Questo ponte 7 esterno per la passeggiata esterna e ovviamente là ci sono anche le porte per entrare dentro l'area passeggeri, che la nave si divide in area equipaggio e area passeggeri. Vediamo qua cosa posso far vedere. Se scendo giù. Ok, ora dalla cabina partiamo e cerchiamo di andare a visitare il crew bar o bar dell'equipaggio. Più o meno ho mostrato già la via, la strada, il percorso. Qua, di là. Andiamo. Andiamo al bar dell'equipaggio. Cercherò di non inquadrare tanto la gente. Allora, qua siamo al ponte 7. Ora saliamo, vediamo l'ascensore, eh? Anzi non andiamo a piedi.
ecco qua. La barra delle calci, vediamo cosa posso mostrare. Si va di qua. Di là che stanno a Favri. Basta il bar, aspetta, entriamo tra poco, vediamo qua che ci sta, qua ci sta la palestra, qua la palestra dell'equipaggio, inquadro un po', qua c'è la risoluzione, la palestra, beh, fa schifo la palestra. Io solitamente vado alla palestra passeggeri solitamente. Allora, entriamo un po' qua, qua stanno facendo qualcosa. Qua c'è il negozio dell'equipaggio, qua vendono le cose per l'equipaggio. Ovviamente in area passeggeri ci sono i negozi dei passeggeri, ovviamente. Entriamo di qua prima. Qua c'è l'ATM, sarebbe il bancomat. Questo qua mettiamo gli orari del lavoro ogni giorno, ognuno deve entrare con la password. Vediamo di qua. Ma chi è stato là? La borsa chi? Qua il bar dell'equipaggio. Questa è la macchinetta per comprare le carte telefoniche e internet. Vediamo chi ci sta qua, qua la porta di casa là. Qua il bar dove si spende, si comprano da bere, qua si compra da bere, là ci sta la zona fumatori di qua dietro il vetro, qua tutti fumano. Mentre qua si comprano i drink dell'equipaggio, si va con la carta e si paga. Quindi usciamo di nuovo, andiamo. Qua entriamo nell'altra stanza come siamo entrati da lì. Ma che sta a fare? Qua c'è la bigliardina. Posta poca gente, però poi usciamo di nuovo di qua dove sta il negozio dell'equipaggio, vedi? Qua stanno i DVD e i libri, io ho detto merdate che non me ne sotto, però. E scendiamo di nuovo in zona passeggeri. Qua c'è la zona passeggeri di qua. Vabbè, faccio vedere un attimo. Zona passeggeri, corridoio passeggeri. Rientriamo dentro. E di là stessa cosa, zona passeggeri, corridoio passeggeri. E qua si scende di nuovo giù. E qua si scende dove sono venuti. Scende di nuovo. Allora, partendo sempre da cabina, andiamo a vedere un'altra zona. Allora, andiamo. Questa di qua. Questa di qua. Allora, possiamo andare. Vabbè, qua il ponte 7, abbiamo guardato qua, scendiamo qua, potrei scendere qua o potrei scendere qua, scendiamo di qua, non sapete dove andrei a essere qua, scendiamo giù. Qua ci stanno le cabine. Qua ci stanno altre cabine, poi qua si scende giù, c'è una lavanderia laggiù, ma ci sta un'altra lavanderia qua, vediamo se. Lavanderia qua, vengo a lavare i panni. Sta nella lavatrice, ok, si esce, si va di qua. Si può uscire da quest'altro lato. Un giro in area equipaggio dove dormono l'equipaggio. E si esce di qua, va giù, giusto per darvi un'idea, capito? No. Se volessi fare tutti i giri, come si fa? È una cosa incredibile. Si può andare di qua, tutte cabine, qua dorme una gente, gli schiava. A volte io li chiamo gli animali. Un po' razzista, però. Chi si taglia i capelli? Questi ci stanno vari di questi qua, filippino, indonesiani, che tagliano i capelli per tutto l'equipaggio per 5 dollari, 6, 7 dollari. Le cabine bianche, quelle lì per gli ufficiali, gente che di alto grado superiore. E qua già diciamo è area passeggeri, no? Qua. Però passiamo ancora in area equipaggio. Sopra si va in area passeggeri già più rifinito. Oppure di qua.
quindi si fanno le passeggeri. Proviamo un attimo ad andare un altro. Facciamo un giro. Già stanno preparando per le riparazioni, perché questa nave andrà in riparazione fra 2 giorni. Una riparazione di 2 settimane. Questa è l'area equipaggio. Qua ovviamente di giorno ci sta un po' più bordello, ci sta un sacco di gente. Eccolo là, un altro che taglia i capelli. L'altra volta si è tagliato l'imbar. Che hanno bloccato un po' il passaggio, adesso va comunque. Qua stranamente hanno bloccato il passaggio, comunque si va sempre dritto. Qua c'è il medical, cioè sarebbe l'ospedale, ora è chiuso ovviamente, è sera, se è mezzanotte. E ci deve essere un'altra uscita. Ora a quest'ora e mezza non ci sta quasi nessuno. Però di giorno si vede, qua stanno altre cabine, vabbè. Prima eravamo laggiù, ora torniamo indietro, là sta sempre che taglia i capelli, torniamo indietro. Giusto per far vedere un po' di cose all'interno della nave, per chi non ha idea com'è la recupera. Da qui possiamo passare all'area passeggeri. Là ci sta l'ufficio dei security, la sicurezza. Laggiù. E qua andiamo, saliamo un po' nell'area passeggeri. E ovviamente vedrete la differenza di rifiniture, di più fatto bene, di bellezza, no? Più curato. Qua stiamo al ponte 5. Qua al lato sinistro della nave, qua già vedete questi i quadri esposti che si svendono. Questo passaggio qua sarà poi 5 cabine. Vabbè, se volessi mostrare tutte le uscite, no? Non so se è interessante per voi, per farvi vedere. Forse dovrei inquadrare pure un po' come ogni tanto. Ora mi inquadro, va. Eccomi qua, mezzanotte, sto cercando di inquadrare le cose. Siamo qua, prima stavamo lì, guarda, siamo venuti da laggiù. Andiamo un po' di qua, questo è uguale, no? Cabine passeggeri, lasciamo vedere. Giro di qua. Qua vendono i quadri, eh? Questa gente che appositamente che vendono i quadri. Ogni cosa della nave è al lato sinistro e destro, ovviamente. E questa è la piazza, si chiama piazza, nome in italiano, anche se qua la nave è americana. È l'atrio, l'atrio principale, là vendono, cioè non è che vendono, là danno da mangiare, cibi, pasticcini, panini, cose. Qua là vendono i vini, là a Pianoforte Bianca è dove sono io. Quindi quest'atrio è simile a tutte quasi le altre navi della Princess Cruises. Beh, a questo non c'è proprio nessuno. Qua è un ufficio per vendere le crociere, stessa boat, là invece l'internet point. Qua ci stanno gli ascensori, che posso far vedere? Vabbè, dovrei inquadrare il moto domani, questo è uno dei miei posti di lavoro, la bar, la caffetteria, qua si può salire. Anzi, prendiamo l'ascensore, va. Anzi, no, facciamo così, da qua torniamo indietro. Noi siamo venuti da là, no? Noi siamo venuti da laggiù, quindi abbiamo girato qua, volevo prendere l'ascensore, anzi no, scendiamo. Perché a quest'ora non c'è molta gente, quindi vorrei magari fare qualche altro video domani quando c'è. Scendiamo in area equipaggio di nuovo, quindi ecco, questo può essere interessante, passare da equipaggio a passeggeri e viceversa. Mostrare com'è, giusto per curiosità. Molti passeggeri si chiedono perché loro non possono accedere all'area equipaggio. Ora hanno messo queste cose a terra perché stanno preparando per lo sbarco e poiché questa nave, le navi ogni 2-3 anni vanno in riparazione. Non a caso, alla fine di questo contratto mio che finisce dopodomani, questa nave andrà in riparazioni. Sai che qua il passaggio è bloccato pure. Ah no, sono passate. Siamo passati prima. Ecco,